Dopo quattro tentativi andati a vuoto, la Calabria, il commissario alla sanità e l'ex prefetto Guido Longo, il sì all'incarico dopo i colloqui con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno. Questa terra ha urgente bisogno di noi, ha detto ai microfoni di News Mediaset. Al quinto tentativo la fumata è bianca e il nome che esce dal Consiglio dei Ministri è quello di Guido Longo. Sono stato chiamato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Interno. Longo, 67 anni, nato a Catania, laureato in giurisprudenza, una vita in polizia fra Calabria, Sicilia, Campania, poi di nuovo prefetto in Calabria, ora richiamato dalla pensione per essere il nuovo commissario alla sanità della regione. Ho accettato perché io sono molto legato alla Calabria. Mi sono formato come uomo e come funzionario di polizia in Calabria già negli anni Ottanta. Poi sono stato questore di Reggio Calabria e prefetto di Vibo Valentia. Fra i primi dossier da affrontare, quello degli ospedali chiusi. L'impegno ci sarà, il lavoro anche, e poi ci sarà anche il cuore, ecco, che non lo metterei in secondo ordine. Longo, dunque, dopo 20 giorni di colpi di scena e polemiche, prima le dimissioni del commissario Cotticelli per le dichiarazioni su chi dovesse fare il piano regionale anti-Covid, poi le parole sciocche sulle mascherine del successore nominato in tutta fretta, Zuccatelli, e il conseguente addio. Ancora la nomina lampo e la rinuncia dell'ex rettore della Sapienza, Gaudio, perché la moglie non voleva trasferirsi a Catanzaro. Infine il turbine di nomi, i veti incrociati sul dirigente ASL Mostarda, l'incarico al coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Miozzo che sfuma e l'ipotesi dell'ex ministro della Salute Rosy Bindi. Lo strumento del commissariamento è da superare, dice il presidente reggente della regione Spirlì, ma saremo al fianco di Longo con la massima collaborazione.